tutti ragazzi, allora so che è strano, oggi sono senza sfondo, ma vi giuro non ho il tempo neanche la voglia di mettermi a montare lo sfondo, quindi oggi vi beccate, visto che a molti mancava il mio sfondo, però vi beccate anche questa botta di colore di questo maglioncino di Zuiki, credo di averlo preso da Zuiki. Questo è un video haul, non era previsto, solo che ieri pomeriggio, io giuro su Dio, ero uscita per comprare una cosa, che poi è quella che ho sulle labbra, che vi farò vedere dopo, però c'era la promo qui, poi sono passata da lì e c'era la nuova collezione lì, insomma alla fine ho fatto una serie di acquisti, per cui ho detto vabbè facciamo un video haul. In realtà l'idea era che vi dovevo far vedere una cosa assolutamente, vi farò vedere alla fine del video, però inizio con le altre. Sono andata, all'inizio sono andata direttamente da Pinalli, perché innanzitutto vabbè, c'era la promo 3 più 1, ma mi interessava relativamente, perché in realtà a me interessava una cosa, che è quella che appunto mi vedete sulle labbra, ovvero il quarto gloss di Mulac, degli Psy Gloss, quindi come avrete capito mi stanno piacendo abbastanza, perché più lo guardavo nei video, nelle foto di altri, e più ho detto ma io devo andarla a riprovare, infatti ho fatto benissimo, e questo è Hasty, che è l'ultimo credo di quelli, no, forse me ne manca uno, che Ego non ho preso, il fucsia, di quelli plumping, poi gli altri credo di averli tutti praticamente, e questo qua è il colore, mi piace anche di più dell'altro di Fake, che comunque devo dire mi sta piacendo lo stesso, perché a differenza di quello, questo ha un pochino di pigmento, però adesso sta uscendo il sole, a me farà impazzire oggi sto tempo, cambierà la luce, perdonatemi, mi piace più di Fake perché questo ha un po' di pigmento ma non si vede nessun, non si raggruma da nessuna parte, quindi questa cosa me lo fa apprezzare tantissimo. Anche l'altro, ripeto, alla fine devo dire che mi ci sto trovando bene anche con l'altro, questo ancora meglio, quindi mi piace. Ha un sapore diverso dagli altri, si sente a malapena, è più sa di miele. Mi sono dimenticata una cosa che vi devo far vedere, adesso la vado a prendere, ecco, se no non vedete una cippa lippa. Quindi, dicevo che ho preso questo gloss che mi piace un sacco, lo vedo anche molto veritiero. Vedete che io all'inizio non l'ho preso perché mi sembrava molto caldo. In realtà no, è veramente bellissimo. Voi vedrete questo video domenica, e domenica, che è l'ultimo giorno, 8 marzo, mi sa che è l'ultimo giorno che c'è la promo 3 più 1, a questo punto, sul sito, su Pinalli, vale sia in negozio che sul sito. A quel punto ero lì, che faccio, non faccio, non approfitto della promo. Allora ho voluto prendere quest'altro pennello di Mulac, visto che mi sono trovata veramente da Dio con l'eye shader. Avrei potuto prenderne un terzo, però ho detto no vabbè dai Ornella, tre pennelli uguali, anche se per me io di pennelli non sarò mai sazia, però piano piano forse un pensierino sugli altri lo faccio. Questo è lo spotlight ed è quello che diciamo è indicato per l'illuminante, che infatti è la funzione che oggi io ho assegnato, ovvero quello di mettere l'illuminante. È veramente figo, però secondo me questo è pure un bel multiuso, quindi l'ho preso per questo motivo qua. Per arrivare a quattro prodotti, io in realtà avrei preso un'altra cosa, sta uscendo il sole, avrei preso un'altra cosa, solo che avendo preso dei prodotti di medio costo, volevo una cosa di Dior, anzi due di Dior, e quindi ho detto se prendevo quelle poi mi, insomma non era molto conveniente in quel caso la promo, quindi alla fine ho preso due prodotti di Diego Dalla Palma, udite udite, per le unghie. Non so se l'avete notato prima, ma ho rimesso lo smalto sulle unghie, non lo mettevo da una vita, veramente una vita, varie vicissitudini, insomma per un po' ho preferito, cioè non, mi annoiava anche, solo che non riesco a farlo allungare, quindi per me mettere lo smalto è anche una, un modo per cercare di farlo allungare il più possibile. Speriamo di riuscire a recuperare le mani perché è proprio brutto. Comunque mi serviva una base, perché in realtà ho fatto un po' di pulizie tra i prodotti, quindi in realtà ne ho solo una, che però è una base curativa, non è una base diciamo da smalto. Allora, siccome io avevo già questo di Diego Dalla Palma da un po', che mi piaciucchia ma non l'ho ancora capito bene, allora ho detto approfittiamo. Ho voluto prendere una base di Diego Dalla Palma, questa è base effetto gel, praticamente abbinato a lui,
E poi ho preso anche uno smalto. Ecco, gli smalti mi piacciono un sacco. Io ne ho due di Diego Dalla Palma e sono favolosi, favolosi. Quindi volevo un nude. Non avevo notato che fosse tipo perlato. Però l'effetto sulle unghie è questo. Cioè, più che... dipende come lo guardate dalla luce, perché con alcune luci sembra perlato, tipo così. In realtà poi da lontano non mi dispiace. Boh, vabbè. Volevo un altro tipo di colore, che forse l'ho trovato di essi, adesso vediamo. Per il momento mi sconfinfarano perché, non so se a voi capita, ma io me ne accorgo quando gli smalti sono di buona qualità. Perché la sensazione sulle unghie è di smalto saldo alle unghie, cioè quelli che mi si spizzicano subito, io li riconosco subito appena li metto sulle unghie. Prima di arrivare da Sephora, di Via Indipendenza, mi sono fermata da MAC, dove era appena arrivata la nuova collezione. Su suggerimento di uno di voi sono andata a guardare questo ombretto e infatti l'ho preso subito. Non mi ricordo chi di voi me l'avesse scritto nei commenti, però mi aveva incuriosita. Infatti è bellissimo, non si vedrà mai... No vabbè dai, un po' si vede, sì, ecco. È tipo un... quando lo swatchate in negozio sappiate che sembra un... sembra avere dei brillantini, in realtà non si vedono neanche sull'occhio. È quello che ho sulla palpebra mobile. È veramente il... tipo il panna perfetto, ecco, per dire. Resa perfetta. Si chiama Trompe l'œil. Ah, non è l'œil. Vabbè, ve lo scrivo nell'info box, questo qua. E poi ho visto, a parte che mi piace tantissimo il packaging trasparente, sembra cheap, sembra alla vista, ma in realtà è la stessa plastica dei packaging di MAC normali. Il fatto che sia trasparente me lo fa piacere un sacco. E ho preso questo blush, i blush erano bellissimi, peccato che i colori non fossero tutti di mio gradimento, anzi in realtà perché alcuni erano troppo forti. Questo qua era l'unico che mi piaceva. È anche quello che indosso oggi, ecco, di qua forse si vede un po' meglio con la luce, e si chiama Grand, si chiamano Glow Play Blush. Sono delle formule molto strane, perché sono dei prodotti in crema polvere. E come descriverli? Impossibile descriverli. Comunque questo è il colore, molto molto bello. Molto delicato. Con quel finish satinatissimo, ma veramente leggero, quindi proprio perfetto per... Io al momento sono fissata con questi, con la base viso innanzitutto, ma soprattutto con la base luminosa e il blush, il termine sarebbe quello, diciamo, più forse azzeccato. Infatti mi sto trovando bene con questo tipo di prodotto, con lo stick di Kiko, con... quel finish lì, che adesso tipo anche il blush che ho preso della limited edition di Kiko, quel genere lì. Man mano se ne trovo di altre marche, insomma qualcosa di pratico da utilizzare, ve lo faccio sapere. Poi sono andata da Sephora, appunto come vi dicevo, in realtà ero entrata così senza nessun motivo particolare. C'era solo una cosa che era da un po' che mi solleticava, chiedo alla commessa se ci fosse qualche sconto attivo sulla mia tessera, e mi dice che quel giorno lì su 85 euro di spesa sarebbe stato il 15%, no? Girando per... ah, ho visto le nuove palette di Too Faced, quella di illuminanti. Ma che cosa oscena sono? Cioè, scusatemi, ma cioè, solo in una delle due si salvava la cipria centrale, che sembrava molto valida, ma quei padelloni no. Cioè, io me l'aspettavo piccole, erano grosse così, ma comprare sto coso qua per uno dei tre prodotti assolutamente no. Ma in generale le ho trovate veramente brutte. Io spero semmai che mettano in vendita quella cipria lì singolarmente, perché quella roba lì era veramente... scena. A me la nuova palette non mi ispira, carina, ma non sono colori che sono troppi caldi, cioè adesso io vedete che tendo a truccarmi di solito con insomma colori abbastanza freddi. Oggi ho usato una palettina di Marc Jacobs e questo panna qua, come vi dicevo. E comunque dicevo che in realtà c'era una cosa che volevo prendere da Sephora, però rimandavo sempre. Poi ho visto questa, che sicuramente esiste da molto tempo, adesso non lo so quando sia uscita. Fatto sta, io non ho mai comprato nulla di questa linea di Dior. Quando l'ho vista mi sono innamorata, cioè quando l'ho provata in negozio sono rimasta così.
Non era la prima volta che rimanevo colpita da degli illuminanti di Dior, però di questa palette mi ha colpito il fatto che mi piacessero tutti e quattro, il che è veramente impossibile. E ho preso questa palette qua, si chiama, vabbè, della linea Dior Backstage Glow Face Palette Universal. Stupenda, stupenda, stupenda. Quando beccherò la luce adatta, magari più che altro in un Get Ready With Me riuscirò a farvele vedere meglio, perché qua sembreranno solo dei... No, non si capirà mai. Ma mi piace anche il rosa, questo è il bello. Il rosa che sembra un rosa freddo, in realtà con le luci artificiali migliora tantissimo. Qua si vedono? Boh, raga, fatto sta che mi piacciono tutti e quattro. Cioè, quindi alla fine ho preso questa e, sapendo che già volevo prendere quest'altra cosa qui da un po', superavo la cifra, quindi avrei avuto lo sconto, e ho preso questo, che voi penserete, j'adore di Dior? Sì, ma no. Allora, è andata così, tanto tempo fa, da Sephora mi hanno dato una fialetta di profumo e c'era scritto j'adore. Vabbè, io l'ho usato in passato, j'adore classico, però poi non, alla fine non mi è, cioè non mi ha colpito su di me, sulla mia pelle non mi piace, su altre persone sì. Provo sta fialetta e me la metto, la fialetta ovviamente non ha lo spray, quindi lo mettevo col bastoncino sul collo così, e io sto coso me lo sento tutto il giorno, ho detto ma sai che però è buono sto profumo, mi sembra che sia perfetto. Però come sapete, dice, allora esistono un sacco di versioni, c'è l'eau de parfum, l'eau de toilette, c'è le varie versioni nuove, joy, eccetera eccetera. Io torno in negozio, chiedo alla commessa, ma secondo, nello stesso negozio dove me l'hanno dato, secondo te quale può essere che mi hanno dato in cassa? Lei mi dice quello, l'eau de parfum. Lo provo sulla pelle, terribile, no, impossibile, perché non è assolutamente la resa che la fialetta dava su di me. Io lo faccio sentire dalla fialetta, che tra l'altro ancora ho perché me la sono fatta durare un sacco, e lei diceva no, è impossibile, in cassa abbiamo questo. Insomma, alla fine, da sola, cercando, rivistando fra i test, perché di j'adore ce ne sono veramente tanti, per puro caso provo la Brume, che poi sarebbe questa, che questa sarebbe la Brume per il corpo. Provo questa e mi viene, cioè, praticamente un'epifania, e ho capito che in realtà era questa e non l'eau de parfum. La commessa diceva impossibile che in cassa ti abbiano fatto, dato il campioncino dell'acqua per il corpo, questa sarebbe un'acqua per il corpo, è impossibile, intanto l'ho riprovato e ho confermato il fatto che fosse questa. Tanto meglio, perché? Perché questo qua, 100 ml, si chiama Brume Précieuse pour le Corps. 100 ml costa intorno ai 50 euro, giù di lì, poco più, mi ricordo, dipende dal negozio ovviamente, ma intorno ai 50 euro per 100 ml, capite che? Allora, su di me questo dura tutto il giorno, mi piace da morire, proprio me lo sento confortevole, e quindi sono... però devo rispruzzare. Ieri sera me lo sono spruzzato prima di andare a dormire. Perché mi concilia, cioè mi rilassa, non lo so, è buonissimo. Se vi piace j'adore, ma anche se vi piace però non vi convince, provate questa sul corpo, perché secondo me è proprio un'altra cosa, cioè molto diverso concettualmente dal j'adore classico. Poi, la ragazza che mi ha seguito è stata veramente carina e mi ha chiesto, cosa ti posso fare? Mi fa qualche regalino, se proprio insisti. E quindi, insomma, è andata a prendermi qualcosa, mi ha chiesto cosa volessi provare. Ho detto, guarda, profumi no, perché a parte che l'ho appena comprato. Trattamenti, se hai qualcosa di make-up va bene. Aveva preso varie cose, ma molte ce le avevo, insomma, tipo i campioncini dei fondotinta di Fenty, non me ne faccio niente. L'unica cosa che ho ottenuto di quelle cose che mi stava dando è questo, che è il primer di Anastasia Beverly Hills, che tra l'altro io ho già, io ho comprato la mini taglia, questa è una mini da 2 ml, ma io vi assicuro che con 2 ml ci fate un casino di applicazioni. Tra l'altro l'ho usato stamattina, che non lo usavo da un po' di tempo, questo lo regalerò ovviamente perché io ce l'ho già, anche perché veramente è infinito, non finisce mai. Stamattina mi ha dato qualche difficoltà, ma secondo me perché ne ho messo troppo, perché ho voluto provare a metterlo col pennello, invece no, meglio con le dita. Comunque mi ha dato, cioè, per farvi capire che tipo di campioncini hanno da Sephora, solo per questo. Ah, dimenticavo che da Pinalli anche lì mi stava dando dei campioncini di cose che già ho, tipo mi stava dando il campioncino del correttore nuovo di Dior, tra l'altro lo stesso colore che io ho. Alla fine mi ha dato questo di Aveda, uno spray, non so, me lo stavo dimenticando, Speed of Light Blow Dry, una cosa del genere.
Cioè, in pratica sono andata a leggermi sul sito perché la tipa. Cioè, lei mi ha detto che fosse un lucidante per capelli. Vabbè, sono andata a guardare sul sito perché qua non si legge benissimo. Praticamente è uno spray a base d'alcol, ho visto gli ingredienti, ahimè, che si spruzza sui capelli per accelerare l'asciugatura. Grazie al cavolo, c'è l'alcol. Quindi io non lo so se lo userò, onestamente, perché non. Poi è strano, perché Aveda comunque di solito fa dei buoni prodotti. Dovrei, ecco, sale anche di alcol, tra l'altro. Se qualcuno mai l'avesse provato, me lo faccia sapere, perché, boh, non è che mi convinca molto. L'ultimo prodotto che ho preso da Douglas stavolta, e qua mi metterete a ridere sicuramente, è un correttore. Allora, ragazzi, sappiate che per la mia è diventata una mission. Cioè, io non devo giustificare niente, ovviamente, non è che vi devo spiegare perché io spendo tutti questi soldi in correttori. Io reinvesto alla fine i soldi che mi arrivano anche dal canale e mi sembra sia giusto, cioè nel senso una cosa utile più che altro, e poi è una mia passione, quindi io ormai ho deciso che no, tutti non li posso testare, però quelli che mi sembrano più interessanti io li voglio provare. Ho ordinato ieri sera il nuovo correttore di Pat McGrath, lo Skin Fetish Concealer, perché ho visto un paio di video, mi ha sconfinferato, quindi ho deciso di provarlo. Spero di aver azzeccato il colore, tra l'altro. E ieri, questo perché fa ridere? Perché questo è il terzo correttore che io provo di IT Cosmetics ed è il Bye Bye Under Eye Concealing Pot. La cosa buffa che è fatto in pot, ma io non mi ricordo se l'altra volta l'avessi provato sulle mani. Secondo me, io l'ho ignorato bellamente perché pensando al prodotto in pot. Ho detto, ma figurati se già quello liquido lo odio, perché lo odio io profondamente, il correttore, i due correttori di IT Cosmetics che ho preso li odio, figurati, quindi secondo me io l'ho proprio snobbato a prescindere. Invece, siccome in questi giorni ho provato, avevo un campioncino che mi aveva fatto da Sephora Casalecchio, la commessa di quello di Becca, quello arancione, quello che vendono in pot anche loro. Tra l'altro ne ho un bel po', quindi lo posso provare anche per un tot. E l'ho provato sotto il correttore di Tarte, sotto il correttore di Urban Decay e sotto un altro correttore e si è comportato da Dio. Nel senso che, cioè, avevo il correttore ancora meglio di quando mettevo quello di Tarte o di Urban Decay da solo. Questa cosa mi ha esaltato. L'unico problema di quel correttore è che il colore è troppo arancione, anche perché mi ha dato quello più chiaro, ma è troppo arancione, quindi sì, riuscivo a camuffarlo, però fino a un certo punto. Questa cosa mi ha fatto nascere la curiosità verso questo tipo di correttore, o meglio, ero lì, l'ho notato, nel senso ho detto, ma fammelo provare. E avevo visto che sulla mano era in realtà sempre luminoso, sempre idratante, ma meno pastone di quello classico in tubetto. Quindi alla fine ho deciso di comprarlo. L'ho provato stamattina, ce l'ho su adesso, da solo, non ho sovrapposto altri correttori con questo. Ho preso il colore medium e il ragazzo ha avuto una. No, non è culo questo perché l'ho provato. E il colore è perfetto. Devo dire, ce l'ho su adesso da diverse ore. Mi ha colpito e questo ci aggiorneremo perché nel frattempo, ragazzi, sappiate che mi sa che farò una seconda parte del video sui correttori, appena mi faccio un'idea un po' di tutti quelli che nel frattempo si sono aggiunti alla collezione, spero non ne escano dei nuovi. Tra l'altro, vi volevo dire, se c'è qualche correttore sul sito Look Fantastic che avete visto e vi incuriosisce, fatemelo sapere, perché io cosa faccio? Ogni mese più o meno mando una lista di cose alla PR che poi mi faccio inviare e durante il mese cerco spunti, me li metto nel carrello così poi mi ricordo quali sono. Siccome è veramente enorme il sito, io faccio fatica a volte, cioè è impossibile che io lo veda tutto. Se c'è qualche correttore o anche qualche altro prodotto particolare che avete notato, che vi incuriosisce, fatemelo sapere che io magari me li metto nel carrello e poi quando o me li compro quando posso, oppure se riesco me li faccio mandare. Perché ci sono alcuni brand che magari non mi possono inviare per problemi di stock o altri motivi, e altri invece che me li posso fare inviare, quindi me li faccio inviare. Quindi fatemi sapere che magari questa cosa può tornare effettivamente utile. E abbiamo finito con il giro che ho fatto in profumeria. Ora vi faccio vedere delle cose che, innanzitutto questo perché
ha suscitato parecchio interesse, ci credo, che non ce l'avevo fisicamente l'altro giorno, adesso mi è arrivato e lo sto usando da una settimana, quindi vi posso anche già dire cosa ne penso, non definitivamente, però visto i benefici che sto avendo assolutamente ve ne devo parlare, ovvero l'amaca per il collo. Io avevo fatto vedere il cuscino, quello gonfiabile, che comunque è utile, perché se state molto tempo, che ne so, volete stare sul divano a guardare qualcosa, è utile. È l'unica cosa che non è comodissimo, quindi diciamo che si riesce a tollerare, ma fino a un certo punto, cioè non più di tanto. Invece questo io ve lo straconsiglio, ragazzi, se avete problemi di cervicale, questo qua è un'amaca, si mette così, si ci appoggia il collo e si appende a qualcosa in casa. Io l'appendo alla maniglia dell'armadio che c'è lì in corridoio, metto a terra una coperta, una cosa insomma per distendermi, e c'è praticamente, ci sono due corde all'interno, due fasce così, fatte così, qua c'è il gancio col moschettone qua e si aggancia a una maniglia, regolate l'altezza, e come faccio a capire qual è l'altezza? Basta guardare l'immagine, ci sono le istruzioni per capire quanto distante deve stare dal pavimento, ma vi dico, lo capite da soli, è difficile, cioè è impossibile anzi farsi del male in realtà. Lo uso da una settimana, 10 minuti la mattina, appena mi sveglio, tipo è una delle prime cose che faccio, proprio 10 minuti di orologio, che tra l'altro io sto ottimizzando con un'app che vi straconsiglio, fantastica, si chiama Serenity, è un'app di meditazione che durano esattamente 10 minuti ogni sessione, ogni mattina faccio le due cose insieme, perfetto. Devo dire che è vero, sento i benefici sul collo perché i muscoli sono più distesi, meno contratti, e soprattutto me ne accorgo perché quando sto sul divano sto usando meno il cuscino, perché riesco a stare più rilassata, meglio. Quindi quello io per ora ve lo consiglio. Poi se volete aspettare, magari aspettate un po', vediamo, vi farò sapere qualcosa sul lungo periodo. Comunque è approvata dal mio fisioterapista, quello sicuro. Poi ho comprato sempre su Amazon i ricambi per il... cosa si vede? Il mio spazzolino, vabbè non si vede, non è una scatolina, ci sono dentro due ricambi per lo spazzolino, quello sonico, lo Clean X di Xiaomi. Vi lascio il link se non avete visto il video, dovete assolutamente vederlo perché è lo spazzolino della vita. E ho preso, per colpa di Giulia Cova, e non sarà l'unica cosa che ho preso per colpa sua in questo video, però avevo visto, già l'avevo sentito da lei, però mi era passato diciamo in sordina. Poi ho visto varie storie condivise, insomma, che ne decantavano le lodi, ho detto vabbè fammelo provare, ed è questo balsamo struccante di Farm to Fresh Deep Cleansing Balm, appunto di questa marca. Tra l'altro la confezione è di una bellezza fantastica, cioè ha questo tappo di legno, vabbè, bellissima. Come potete vedere l'ho usato ieri sera e sono rimasta così, però l'ho usato solo una volta, ho anche registrato perché sto registrando tutti gli struccaggi, lo voglio provare però anche qualche altra volta prima di ovviamente parlarmene nel video, però sono rimasta veramente a bocca aperta. Parte il profumo, questo coso sa di, avete presente il sapone non si mangia di Lush? Biscotti al miele, a me non piace il profumo di miele, ma questo ce l'ha proprio godurio, cioè, è molto simile al profumo, al sapore che ha il gloss di Mulac. Buonissimo, cioè godurioso proprio, ne parleremo. Ultimo ma non per importanza, sempre l'altro giorno vedo da Giulia Cova su Instagram che fa vedere un paio di pennelli di questa marca. Io adesso qualche video suo me lo sono persa, quindi probabilmente mi sono persa quando lei ha parlato di questi pennelli, ma quando l'ha fatto vedere mi sono incuriosita e ho aperto su Amazon. La marca è Eggshow, questa qua. Inizialmente avevo scelto due pennelli, uno viso e uno occhi, perché erano quelli che avevo trovato come pennelli singoli. Poi ho visto il set e ho ordinato anche il set, non contenta perché di pennelli non sono mai sazia. Nel set si vede dalle foto che appunto ha una pochette, include una pochette, mi ispiravano tutte le forme dei pennelli, quindi l'ho ordinato. Quando sono arrivata, ho aperto la scatola, sono rimasta sbalordita perché... cioè voi dovete... no, cioè vogliamo parlare della figata di questa cosa. Allora, questo set di pennelli vi arriva dentro questa scatola Eggshow, che tra l'altro di per sé è fatta benissimo, perché tipo c'è una trama tipo ricamata a rilievo,
Cioè, non sembra una cosa fatta in Cina, ragazzi. Cioè, questa è una cosa scioccante. È made in China, ma è fatta benissimo. E questa già comunque era un'ottima presentazione. Ha la chiusura magnetica, si apre e dentro quello che si presenta è questo. E anche lì ero tipo, wow, cioè, il sacchettino che lo riveste. Ma non è finita perché dentro il sacchettino poi c'è la pochette. Cioè, per me già questo, ecco, era superfluo, nel senso che anche se fosse stata la pochette dentro la scatola. Cioè, questo per dirvi che se dovete fare un regalo, io già ve lo dico. Cioè, fate una figura, un figurone questo set che è una figata pazzesca. In più la pochette, e io spero che renda, perché anche se non potete toccarlo, quindi non potete sentire la fattura della pochette, è una figata pazzesca, è super spessa, di qualità, cucita bene, vabbè, io scioccata veramente. E infine dentro ci sono i pennelli. Ai pennelli adesso ci arriviamo, vi faccio vedere anche come è fatta dentro la pochette, che c'ha pure qui la cerniera e qui un taschino col bottoncino. Cioè, ma veramente, diciamo, cioè. Poi vi dico il prezzo finale, che vabbè, comunque non sono economicissimi, cioè rispetto ai pennelli di AliExpress, che io vi continuo a straconsigliarvi perché sono ottimi per il prezzo che hanno, siamo sui 18 euro, tipo una cosa del genere. Però qua secondo me siamo davanti a qualcosa di un livello pazzesco. Vi faccio vedere prima i pennelli singoli che ho preso, questi due. La scatola era questa, l'altra l'ho buttata, era giusto per farvi vedere, vi arrivano dentro una scatolina carina, eccetera, vabbè, ma se ne frega. E questi sono due pennelli singoli. Ogni pennello, tranne quelli più piccoli, viene con il suo brush guard, che io ho deciso di tenere. Semplicemente quando li uso faccio così, lo metto sotto. E così non lo perdo, perché altrimenti io li perdo sicuramente. Quando li lavo poi li vado a chiudere. Allora, questo qua è il Fluff, si chiama, è 804, vi lascio ovviamente tutti i link, ed è tipo un 2,17 un po' più grande, per capirci, è in realtà anche un po' più schiacciato e mi piace moltissimo, cioè come forma mi piace moltissimo. Questo qua invece da viso si chiama Angled Contour F610 ed è un pennello angolato leggermente più piccolo, non è identico al 168, o perlomeno adesso che è così alle setole chiuse non sembra, ma in realtà secondo me aprendosi sarà molto simile al 168 di MAC. Vi assicuro che è montato da Dio. Li ho lavati tutti ieri sera, mi si sono asciugati tutti tranquillamente fino a stamattina. Ovviamente ho usato il brush guard, così si sono asciugati già in forma. E questi no, ma gli altri ne vedrete un paio usati, alcuni usati perché li ho usati stamattina. Quelli del set invece sono 12 pennelli e sono tutti questi qua. Ve li faccio vedere velocemente. Sono uno più bello dell'altro. Allora, questo da viso sarebbe, sì, considerato un pennello da polveri. Però io ho provato a metterci la cipria di By Terry, che è la mia cipria preferita. L'unica cosa è che secondo me quel tipo di cipria lì, così sottile, si la applica, ma non benissima, proprio benissimo come quello di Vera UE, che quello per me rimane insuperabile attualmente. Però io l'ho usato e mi è piaciuto tantissimo per il bronzer. Per il bronzer si è comportato bene. Adesso, tra l'altro, prima era più a punta, adesso si è un po' è diventato più tondo, che potrebbe essere in realtà una cosa positiva anche per il discorso cipria. Quella di By Terry la preferisco con l'altro pennello, però per il bronzer, per altre cose, morbidissimo, che ve lo dico a fare. Un'altra cosa importante è che questi neri non mi hanno perso colore, zero proprio, e in realtà neanche peli, forse solo uno mi ha perso un pelo, che è questo che vi faccio vedere dopo. E poi un'altra cosa, adesso ho visto che questo set non è più disponibile, questo qua, ma esiste in tre varianti, ovvero con la pochette bianca e con la pochette rosa. Praticamente cambiano i colori delle setole, perché poi le forme sono le stesse, quindi questo per dirvelo, perché magari il giorno in cui lo vedete questo video non c'è, magari poi ritorna, questo insomma ve lo dico. E questo è quello da viso, da polveri. Poi c'è questo che forse è uno dei miei preferiti, perché come forma io non ne ho uno simile, che è fatto così, tipo una goccia schiacciata, vabbè, è fighissimo. Ci potete mettere quello che vi pare, il blush, il bronzer, l'illuminante, ma pure la cipria volendo, localizzata. L'ho provato per lo devo provare per la cipria di By Terry, magari per il contorno occhi, forse è grandino, però
cioè alla fine sono dei pennelli multifunzione, tutti col brush guard e così. Poi questo che l'ho usato stamattina e l'ho usato per il blush di MAC, ve lo faccio vedere a confronto con quest'altro singolo che in realtà è simile, però questo qua è un po' più grande, quindi questa è l'unica differenza. Ragazzi, è di una, cioè, soffice esattamente come quello di MAC, assolutamente. Comunque a me sembrano sintetiche le setole, non ho guardato, non mi ricordo adesso, mi sembrano setole sintetiche bianche. Poi vado a guardare meglio. Comunque mi ha applicato benissimo il blush di MAC, che ha quella texture anche particolare. Poi questo, che questo non l'ho ancora usato, che è un pennello flat leggermente obliquo, fatto molto bene, molto fitto, molto bello anche lui. E adesso andiamo a quelli da occhi. Devo dire che, cioè, io lo considero un set completo, ha 12 pennelli e c'è di tutto. Avete il pennello d'applicazione Simil 239, che l'ho usato per mettere l'ombretto di MAC, perfetto, di MAC, giusto, ed è perfetto questo qua, lo chiamano, sì, eyeshadow, quindi un pennello d'applicazione. Poi abbiamo uno simile a quello che vi ho fatto vedere prima, che ho preso singolo, ma più piccolo, quindi più di precisione. No, pensavo ci fosse un pelo, e questo l'ho usato per truccare, fare il trucco degli occhi nella piega, perfetto, è molto bello, fatto benissimo anche lui, e questo anche è un altro di quelli che ha il brush guard. Poi ce n'è uno così, tipo da correttore, come lo chiama? Large crease, vabbè, fitto, poi ci fate quello che vi pare, potrebbe essere da correttore, da ombretti in crema, io lo userei per gli ombretti in crema. Poi ci sono questi qua piccolini, che sono perfetti, perché c'è quello d'eyeliner che io devo assolutamente provare per l'eyeliner in crema, perché mi sembra fatto benissimo, sembra in tutto per tutto identico a uno di, a quello di MAC, di cui non mi ricordo il numero. Questo da labbra, fatto benissimo anche lui. E poi questi tre. Allora, questo è un pennello da sopracciglia, qua come lo chiama, eyebrow, che io però l'ho usato stamattina per mettere l'ombretto all'attaccatura, l'ombretto nero all'attaccatura delle ciglia, perfetto. Soprattutto l'ho voluto provare perché questi qua di solito pungono, e questo o grattano, e questo assolutamente no, quindi perfetto. E poi c'è questo qui troppo carino a punta, pennello penna, come lo chiama, small smudge, non è rigido, sembra un po' morbidino, però mi piace perché non ne ho uno così proprio uguale, o sono più grandi o più rigidi, quindi non sono proprio uguali. E l'ultimo, questo qua, che è lo small, anche questo lo chiamo small smudge, in effetti questo è più simile a uno smudger. Questo l'ho usato pure stamattina, mi sa, questo sì, l'ho usato per mettere l'ombretto sotto le ciglia. Cioè, non c'è uno di non c'è nessuno di questi pennelli che non mi piaccia, oppure che io vi possa dire, bah, questo sicuramente non lo userò, per dire, che comunque anche se fosse stato, cioè, il resto meritava. Il prezzo di questo set, fichissimo, è di 33,90€, tipo una cosa del genere. Per me li vale tutti, perché se andate da MAC, uno di questo, è andata via la luce ovviamente, uno di questo da solo vi costa 40€, tipo, per dire, e vi assicuro che non ha nulla da invidiare alla fattura del 168 di MAC, per dire. E niente, questi sono gli ultimi acquisti che ho fatto. Allora, avevo appena chiuso il video, ma mi ha suonato Amazon perché avevo ordinato questo zainetto. In realtà ve lo faccio già vedere l'altro zaino porta PC, da portarmi quando vado fuori città, così, insomma, da qualche parte per una notte. Però ho visto l'altro giorno per puro caso questo, devo dire che mi aveva ispirato, forse mi sono un po' pentita del colore, che secondo me bordeaux deve essere ancora più bello. È tipo di tela ed è fatto benissimo, perché vabbè, ha anche un manico qui eventualmente, può diventare una tracolla, può diventare uno zainetto. Sapete perché vi dico meglio bordeaux? Perché forse non mi fa impazzire questo abbinamento nero marrone, però magari con altri colori secondo me rende meglio, anche col blu per esempio. Quindi può diventare uno zainetto, può diventare una tracolla, può diventare una borsa da spalla, e poi si apre così. Allora, qui è la cerniera, io amo queste cose tipo antifurto. Allora, qui ha la cerniera e c'è un sacco di spazio, dentro c'è anche tasca, eccetera. Nella parte che mettete nella schiena c'è una tasca, quindi ci potete mettere il portafogli, così, antifurto. E poi c'è un'altra tasca qui,
oppure al contrario, in realtà non cambia niente perché vedete che davanti e dietro è uguale, l'unica cosa che da un lato c'è questa etichetta qua, però se la mettete così non cambia moltissimo. Mi piace, l'unica cosa che forse mi sa che credo che lo renderò e prenderò il bordeaux, perché quello bordeaux secondo me era fighissimo, però come idea mi piace un sacco. Poi l'ho pagato 29,90. Sì, non è economicissimo rispetto all'altro che è più, ha una struttura più solida, ecco, però è fatto molto bene, quello sì. Se non sbaglio ho visto un altro link dove costava un po' meno, però dalle foto non sembrava con la stessa qualità, cioè il modello sembrava identico, boh, vai a capire. Comunque poi vi lascio il link anche di questo. E niente, questi sono gli ultimi acquisti che ho fatto, adesso attendo con ansia il nuovo correttore di Pat, sono veramente curiosa. Niente, questo è quanto, noi ci vediamo, credo, probabilmente domani con un nuovo video, e intanto vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao!